Gabriella Pomponio, io però sinceramente non so se sono più belli i quadri o la pittrice, me lo consente. Senta il disagio. Allora, è interessante, questo che cos'è? Astratto? Astratto, sì. Astratto. Io dico come viene, viene, insomma. Come viene, come viene. Viene, viene. Poi chiamalo astratto, chiamalo... ma come ti pare. Ma no, sai perché? Sì. Mi incuriosisce assai. Bene. Perché... non rida però, eh? No, no, no. Perché in uno sgabuzzino di casa... io c'ho mio fratello che c'era un mare di sti cose così. Ma qua no. Mostriamo anche i suoi. Ma potrebbe essere un'opera d'arte, magari. Ah, beh. No, perché bello. Per esempio ne faceva certi, no? Prendeva la tela, ci metteva sopra un foglio di plastica e poi con la fiamma ossidrica gli dava sopra sta plastica, si gonfiava, se burri. Burri? È uno quotato molto? Direi di sì, sta nelle gallerie importantissime, no? Non galleriucce, diciamo così. Burri sì. Ma se mi dovete... cioè, a uno che è incompetente, no? Mm-hmm. La differenza fra uno di questi quadri e uno di Burri? Vabbè, dai. No, se io ne metto uno di Burri qui discorso, vicino. È un discorso un po' articolato. Complicato. Beh, sì. Io vorrei che lei mi prendesse questo. Quale? Questo, in particolare questo. Perché io sono molto legata a questo quadro. Che ha di particolare questo? Non glielo posso dire, perché è una cosa personale. L'ha fatto in carcere, perché no. Vedo tutte sbarre, vedo. Sì. No, non sono sbarre, sono delle collature che partono dal basso. Lo so, ci sono, guardi. L'ho fatto pure io un quadro, in un periodo particolare della mia vita molto travagliato, ecco. E ho fatto un vascello in mezzo al mare in burrasca. Perché in quel momento evidentemente... Perché era burrascosa, ecco. La cosa, e poi è sparito... Ma è sparito, l'ha venduto? Capito? No, no, è sparito, non lo trovo più, non lo trovo... Forse sta insieme a quelli di suo fratello. Non lo so, non lo so. Mia moglie l'ha fatto sparire. Se l'ha venduto. La vedo che... la vedo che... No, poi ognuno ci mette... sempre ma sì, ogni ma artista ci mette il suo dentro. C'è cioè un po' di noi in tutte le nostre opere, i nostri quadri, i nostri scarabocchi. Io che però no, c'è sempre un po' di noi, no? Certo, ma io che non sono un esperto, infatti, mi chiedevo, io sono appassionato di Caravaggio, mi sturba. Ah, il mio preferito Caravaggio. Ecco, mi sturba proprio, mi sturba. Folle proprio... Allora, io quando sento i grandi artisti che li metto vicino a Caravaggio, allora mia moglie mi dice, ma tu devi capire l'idea. L'idea che sta nel quadro. Certo, certo. E io non ci arrivo a sto livello. Sì. Deve studiare. Devo studiare. Dobbiamo studiare un po' di più, come diceva. Studio, però... Gli esami non finiscono mai. Lo so, però io sono sempre... Però alla fine io sono parte... Sono sempre innamorato di Caravaggio. Alla fine, fa bene, insomma... Alla fine non è bello quel che è bello, è bello quel che piace. Certo. Giusto. Va bene, allora tanti auguri per questa mostra. Grazie mille.